qualche tempo si è aperta la caccia alle mascherine. Ecco, avevamo denunciato noi di Report che non si trovano perché non è stato messo in pratica il piano pandemico. Questo avviene a Lecce, dove gli operatori sanitari sono costretti ad utilizzare mascherine a volte non idonee allo scopo e le tute che gli vengono fornite, anche queste non idonee a prevenire il contagio biologico. La sanità pugliese è andata avanti solo con le proprie scorte di dispositivi di protezione individuale. Signori, buongiorno. Rimanendo in ambito Covid, vi chiedo, vi sono stati forniti adeguati strumenti di prevenzione? In caso di risposta affermativa, che tipo di strumenti avete ricevuto? Le indicazioni sulle norme da seguire ritenete sufficienti? E nel contesto generale, a vostro avviso, qual è il problema maggiore? Il problema principale è stato quello dei presidi, sono arrivati a rilento proprio perché non c'è stata una giusta organizzazione preventiva, soprattutto perché nessuno si aspettava un così forte aumento dei malati di tipo infettivo. E tutti i presidi, come le mascherine FP2, i camici plastificati monouso, le cuffie, i calzari, sono arrivati a rilento. Soprattutto all'inizio ci siamo quindi dovuti arrangiare a nostre spese, ci siamo dovuti inventare tutte le possibilità infinite per preservare la nostra sicurezza e i malati. Io personalmente mi sono recata dalle Leroy Merlin, questo grande magazzino, e siamo entrati proprio per comprare quello che ci serviva, che tra l'altro non era disponibile, ma i gestori fortunatamente, dopo aver mostrato il tesserino sanitario, hanno deciso comunque di venderci, per esempio, dei bomboloni per riempire di cloro e sanificare tutto quello che appunto era intorno ai malati. È stato prodotto un protocollo di comportamento, ma apparentemente sembra copiato dal DPCM e non vi è alcuna riflessione di applicabilità nel nostro ambito lavorativo e l'azienda stessa non riesce a seguirlo. È stato ad esempio creato un comitato di controllo che doveva verificare la situazione della fornitura dei DPI, delle procedure, della sanificazione, ma è praticamente inesistente, cioè non si sono mai visti nei nostri uffici. Addirittura fare reperire i DPI è stata veramente una vicenda apocalittica. Sono venuta a Genova, ho visto che c'erano nell'ufficio di Genova delle mascherine, sono riuscita a mandarle ai miei colleghi, ho dovuto far pressioni e poi verso terzi per riuscire a avere l'approvvigionamento in ufficio, perché c'era il collega che usciva verso a fare i controlli sulla sicurezza sui subappaltatori, lui stesso non aveva la mascherina e doveva dire agli altri di mettere la mascherina. È veramente qualcosa che sa dell'incredibile. Alla nostra attività commerciale non è stato fornito nessuno strumento per prevenire il contagio. Quello che abbiamo fatto è stato adoperarci noi con i nostri mezzi per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri dipendenti, come in futuro sarà quella dei nostri clienti. Abbiamo seguito le norme del decreto e ci siamo adoperati comprando a nostre spese il materiale, cioè tutto quello che ci serve per poter aprire seguendo le norme che ci sono state date. Nel nostro caso abbiamo acquistato mascherine monouso, guanti, disinfettanti a base alcolica e occhiali. Attualmente le norme vengono seguite attentamente, solo nei primi tempi, mancando l'abitudinarietà all'uso dei DPI, capitava a volte di dimenticarne l'utilizzo. Noi è stato così, però nel mio caso, nonostante avessi avuto tutti i sintomi del Covid-19 e abbia svolto l'isolamento volontario, non è stato mai effettuato alcun controllo come il tampone o simili. Grazie per le vostre risposte. Sapete, ammiro le persone come voi. Potrei addirittura definirvi imprenditori morali. Sì, dei veri e propri imprenditori. Con questo termine solitamente voglio indicare individui, ma anche associazioni, gruppi di interesse o movimenti sociali che si mobilitano in vere e proprie crociate morali al fine di far approvare delle norme volte a criminalizzare determinati comportamenti. Ora, non fraintendete, so che il vostro scopo non era quello di elevarvi a paladini della giustizia, né di condannare qualcuno. Tuttavia vi siete mossi poiché vi trovavate in una condizione che non vi piaceva. Vi siete mossi per qualcosa di più grande di voi stessi, una missione che in questo caso era quella di prevenire il contagio, coinvolgendo un gran numero di persone. E questo, per me, cari miei, è essere imprenditori morali.